Bimbombe. Perché? Perché non è potabile, se la bevi ti viene la squacquarella. De, grazie, de. Di nulla, de. Bimbombe. Eh? Bimbombe. E son fissato, non ti capisco, che ha detto? Ho detto, va un bicchiere o si bevi meglio? Ui, maresciallo, guarda chi sta andando su per spina in presenza casco. E ferma e faccio quel va. Ma dove state andando? In due, presenza casco. De, ha ragione, de, si andava al Cacciucco Pride. Dove? De, al Cacciucco Pride, de, il più grande evento del mondo, dove si mangia il cacciucco di pelo d'occhio. Ui, maresciallo, andiamo in giro al Cacciucco Pride, assaggiamo cacciucco originale. A voglia, de, mi si accompagna noi, de, bellissimo, si fa serata da pieni. Ui, giovanotto, poca confidenza, eh? Noi ce n'hanno mai da soli, e voi, mi sa che ci andate a piedi, perché state in due, e pure senza casco. Favorisca documenti. Dei documenti, dei documenti ci sono. State pure senza documenti. Beh, siamo usciti di volata e non si è fatto il tempo a pigliarli. Ma voi volete vedere se va arresto? Forza, nome e cognome. Melo Sciucci Kevin. Ma mi stai prendendo in giro? Guagli un tengo voglio scherzare. No, no, dei, Melo Sciucci Kevin, dei, davvero, mi chiamo così. Melo Sciucci Kevin, ma ne è sicuro. Guarda che se mi sta prendendo in giro finiamo nei guai. Glielo giuro, dei, lo saprò come mi chiamo, dei, Melo Sciucci Kevin. Boh. E lei? Me lo succia anche a me, perché sono suo fratello. Babbo, me la racconti una favola prima di andare a letto? Ma che favola ti devo raccontare, Kevin? Deo, lo so, Deo, una favola. C'era una volta una bimbetta che si chiamava Cappuccetto Rosso. Perché? Deo, perché si metteva sempre una felpa rossa col cappuccio. Perché? Deo, perché? Perché la sua mamma lì faceva le lavatrici e c'aveva solo vella. A quel punto arriva il cacciatore con un coltellaccio enorme arrugginito come il Rambo, piglia il lupo, lo sbuzza, tutte le budella di fuori, un puzzo ci si stava. Ma babbo, non si fa del male agli animali? È vero, ma infatti lo sbuzza, perché il lupo dopo aver mangiato cappuccetto alla sua nonna si sente male. Perché? Deve, aveva ingollate intere, de, con vestiti e tutto. Anche con le scarpe? De, vedrà anche con le scarpe, de, motose, deve essere quello lì che gli ha dato noia. Infatti ha preso un brioschi per vedere se non li passava, ma nulla, sicché caffa, si ficca due dita in gola e rigotta cappuccetto alla sua nonna sul pavimento. Si rialzano tutte e due, vomitose. De, ma che schifo, de, mi garba tutte vomitose. De, ma allora de, sbuzzallo no, e gotta no, le ricava, bene? Ma non ci diamo le parolacce. Va di corpo. E poi? E poi... De, e poi le ricava sul pavimento, de, so come dirlo. E poi? E poi de, la nonna sarsa ne dice al lupo. Oh lupo, sei proprio un pezzo di merda. E il lupo gli fa, perché? Poi de, tutto il posto e cena mi viene a cazzo il pavimento, ci avevo dato il ceccio. Lei quindi vorrebbe che la parte sproporzionata del suo corpo venisse amputata. Boia, è amputata, no, de, mi ci vuole. Allora come pensa di risolvere? De, ma non si vuole scorcia. Sì, ma lei richiede questo per necessità fisiologica. De, me lo peste, de, per un po' lei. Allora, considerando le necessità, vedremo di operarla il prima possibile. Senta, abbi pazienza, avrei bisogno di usare il bagno. Prego, prego, vada pure. No, no, ci arrivo anche da qui. Lei capisce che questo tipo di operazioni non capitano tutti i giorni, quindi spero che a lei non dispiaccia se chiedessi l'opinione della mia assistente. No, no, voglia! Tira anche lo scarico. Oh, De, glielo insegnate. Sante, buongiorno. Boh, c'ho il zoccolo qua mia. Se per cortesia si potesse denudare, così esaminiamo. Ma non lo so se conviene, eh. Non si preoccupi e non si senta in imbarazzo, siamo professionisti e siamo abituati. Beh, effettivamente la sproporzione è abbastanza evidente. Dottoressa, lei cosa farebbe? Moh, io gli allungherei le gambe. Oh, Daniela, ci sono ladri, Daniela. Ci sono ladri? Oddio, c'ho le palpitazioni, Michael. Sta tranquilla, voglio io. Stai attento, eh. Droboica, devo aggiungere i tribù. Ti sciopi, ciao, Oh, sciopi, ciao. Drogai, capato sei zorpa mamma. Sunt la servici, non sunt quanta femminile. Prendi, vot? A curva mati a rupule, dragaica! Scusa, mia moglie vuole che torna a casa, pensa che sia con un'altra. De, ma non lo sa che sia a lavorare? Io ho detto mille volte. De, ma glielo dico io, de. Allora chiamo e parli tu. Sì, pronto, signora. No, 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 stia tranquilla, perché il suo marito vuole le falle, è qui a lavorare da me, sicché... Vai, perfetto, glielo dico. Arrivederci.
Niente, ha detto tutto a posto, ti vuole bene e ti aspetta a casa. Grazie mille, ma non c'è niente di valore in questa casa. De bimbo, visti beve l'acqua da termosifoni da 3 mesi, a me mi hanno licenziato, la mia moglie c'ha la partita IVA. Partita IVA? Scusa amico, io non c'ho niente, se no dava qualcosa. Tutti fine settimana devo stare 2 ore in fila per colpa dei fiorentini e vanno al mare. O andate in piscina una volta, ma poi scorresti. Fermi, io sì da 2 ore. Ma aspettiamoli, e ci si muove. Agente, mi dica, ma che è successo che a 2 ore siamo vi fermi? C'è stato un attentato. Un attentato? Hanno sequestrato tutti i politici. Allora, l'hanno sequestrato. Hanno chiesto 10 milioni di riscatto, che se non glieli daremo entro domani li bruceranno con la benzina. Adesso stiamo organizzando una colletta, ognuno si senta libero di dare ciò che può, pure un piccolo gesto può fare la differenza. Ma di solito quanto si dà? C'è chi dà 1 litro, pure 2 litri a volte, quello che tieni. Che ti do, bimbo? Ce l'hai l'acqua brillante? Beh, ce l'ho sì l'acqua brillante. Brillanti perché brilla. Ganza questa, originale. Sì, ogni tanto mi vengono così. Ah, così spontanea, un le studi. No, no, un le studio. Gliene dio un'altra. No, non importa, vai, serbatela. Lo sa qual è il colmo per un idraulico? No, qual è? Aver figliolo che non capisce un tubo. Il tuo babbo fa l'idraulico, vero? Sì, come fa a saperlo? No, così. Sa come si chiama l'ape che scrive? Come si chiama? La penna. Sì. L'ape che beve? L'aperitivo! Bingo, bingo, ci sono i tuoi amici fuori, ti chiamano, vai! L'ape che sbatte quando tira vento? La persiana! Bimbo, vai già sull'aurella di notte al buio vestito di nero senza ride. Sa giocare a pallone? Beh, giocavo quando c'avevo la tua età, infatti anche te dovresti andare a giocare. Li facevi go? Beh, li facevo sì, era attaccante, l'ultimo campionato ne feci 25. Io ne ho fatti 30. Bravo! Quanto sei alto? 1,75. Io 1,80, le moto ti garbano. Boia, mi garbanzi, c'ho 1.000 in garage. Il mio babbo c'ho 1.002. Ma te peschi? Sì, pesco. Il pesce più grosso che ha preso? Dillo prima te. Beh, io ho preso un grongo, era 1,10 m. Io non ho preso uno, era 1,20 m. A pensarci bene... Era 1,30 m, vero? Sì, c'è neanche te. Me l'ero immaginato. Io, bimbo, c'ho un telefono 9 di pacca, dual sim, tripla fotocamera, 10 milioni di pixel, biturbo. L'ho pagato 1.500 euro. Io il mio l'ho pagato 2.000 euro. È talmente nuovo che non è ancora uscito. Io a casa c'ho un Porsche da 100.000 euro. Io a casa c'ho un Ferrari da 200.000 euro. La mia mamma è stata un tutta Livorno. La mia mamma è stata anche un Melli di Rosignano. Lo sapevo e c'avevi la mamma mai. Nessuno ve l'ha mai raccontato, ma nani di Biancaneve erano 8. Ma che dici? Cadio, nessuno n'ha mai parlato, ma c'era un ottavo nano. Era bello che faceva l'amore con Biancaneve. Era bello e de, con le donne era il numero 1, de, nessuno resisteva al suo fascino, de. Era un latin lover di belli sodi. Chi è? Ben via, dacci un indizio. De, non messimi la bell'altri, brontolo, eolo, belli lì. Ma cagliano! No, trom... No, via, questo è volgare. No, non è volgare. Mammolo! Ma come mammolo, te? Mammolo era il più frescone di tutti, te. Mettilo! No, via, te. Non ne faceva l'amore con tutte le donne, te. E non si sa, vai, diccelo. Eccolo! Welcome to Shadow! Bastiano, manca di sempre a scatole! Un attimo, soffiscia! Morimmo, signora! Aiuto! 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 Che ha fatto? Chiamo un dottore, mi ha pinzato una vipera! Poi, dove ti ha pinzato? Sul mischero! Pronto, dottore! Siamo vivi nel bosco e il mio amico è stato pinzato da una vipera, ora non si sa che fa! Innanzitutto è indispensabile mantenere la calma, l'unica cosa che può fare è succhiare il veleno dai 2 fori provocati dal morso. Mi raccomando, si deve sbrigare a succhiare il veleno, altrimenti il suo amico morirà in meno di un'ora. Allora, che ha detto? Ha detto che devi morire. Boh, è palle, oh, a far posto di blocco vinci si viene più, eh? Ma, Dio, non ci manda tutto fo! Ma chi è? Dice, a volte ci fanno anche le corse clandestine. Ma se in 2 ore è passato un istice e un tarpone, de. Le corse clandestine di ossa, tra l'istice e tarpone, de. Boh, ma ve lo lì è sempre in macchina. Ma chi è? De, ve lo lì in macchina. Ah, sì, è vero. Ma che fa? È in macchina. Poi, non ti scappa nulla, eh? Sì, ci ho sempre avuto un sesto senso. Ho rincoglionito, lo vedo anch'io che è in macchina, eh? Sì, allora me lo chiedi a fa. C'è da capire perché è lì in macchina fermo da quando siamo arrivati. Avrà finito benzina. O magari gasolio. Non ci avevi pensato, eh? Giusto. Andiamo a vedere, vai, Sherlock Holmes di Perignano.
il finestrino! Com'è? Dove sta? Che sta facendo? Com'è? Accendere. Come? Sei un grande. Com'è? Accendere. Ma ha bevuto? Come stai? Può scendere dalla macchina, per favore? Oh! Sei un grande. Sono un grande? Senta, non voglio di scherzare. Grande. Ma lei ha bevuto o è fatto? Fatto. Quindi è al volante, fatto. Segna tutto, eh? Sì, sì, diamo. Chi è? Che me lo offre? Ha della droga con sé? No, te? Come stai? Te, io bene, lei un po' meno, mi sa. Si chiama l'ambulanza? Oh! Chiamare? Ma bestie di fuori. Un po' pochino sì. Chi me la offre? Ma che? Cosa vuoi? Sigaretta. Chi me la offre? E non si fuma noi. Fumo io. Ora non è il momento di fumare. Davvero? Davvero, sì. Sei un grande. Ora mi stai innervosendo, fornisca patente, un libretto e scenda dalla macchina. La patente non ce l'ho. Lei guida fatto e senza patente. Io non guido. È seduto al lato guidatore sulla sua macchina e lei mi vuol far credere che non guida. Oh, non è mia la macchina. E di chi sarebbe? Chi sarebbe? Buah, mia no. Lei si sta mettendo in dei guai seri, eh. Sta guidando una macchina che non è la sua, senza patente e in vesto stato. Oh, è un guido. E allora mi spiega cosa ci fa in questa macchina? Ci dormo. Eccoci, Bastiano, chiama a caserma, vai. Oh, e chiama la rapinieri, eh? Sì, buona. È buona, davvero. Ma perché non ho fatto il pompiere? Io ti dico la verità, anche se ci siamo conosciuti da poco tempo, ma te sento che c'è una sintonia particolare. Poi per l'amor del cielo, siamo diversi, eh? Te vieni da una famiglia artoloata, oddio. Artoloata, anche la mia, voglio dire, sto al sesto piano, se non so artoloato io. A te ti garba andare a fare shopping con varini di tipo tutti i giorni, io tutti i giorni vo' a pigliare favori sugli sconti. Te capace non sa neanche cosa sono. Ma è giusto, sì, te si vede, sei fine, educata, io forse sono un pochino più ghiozzo. Un pochino? Io mi ci sento in imbarazzo quando tu dici tutte le parolacce in mezzo alla gente, ma poi via tu urli sempre, si girano tutti. Però ci sto lavorando, Ruciata, lo sto facendo per te, per noi. Scusa un attimo. Pronto, Kevin? Puttana maiale, ma allora sei proprio un buono, volgare sei volgare e basta, via, ciao, ci si vede dopo, ciao. Che si diceva? Io ho paura di affezionarmi a una persona troppo diversa da me. Ma chi si affeziona, Ruciata? Il nostro deve essere un amore incondizionato, senza gelosie, senza limiti. Voglio dire, ci si vede quando ci se ne ha voglia e si sta insieme. Te tu posso trombare? No. Che fai, Ruciata? Ora le dici te le parolacce, prendi bene e rassoli male. Io non voglio fa' bellosa lì che ha detto te, che non ripeto nemmeno, perché mi fa schifo a me la parola lì, capito? Per chi mi ha preso? Per una sguardina? Io con te ci voglio fare all'amore. Non lo so, non mi sembra il momento adatto. Beh, ma un ti dio mia di farlo vi davanti a tutti, de. Si va in casa con calma, de. Sono 3 mesi e si esce solo bacini. Io non sono pronta. Poi devo dirti una cosa e forse non ti piacerà. Sei un uomo? No, io mi sono innamorata di un altro. Boia, de bimba, de. Dimmelo prima, de. Lui è più simile a me, ma anche regalavo il telefono nuovo, la borsa. Anche lui c'è la famiglia benestante, capisci? Beh, ho capito, Lucia. Non ti devi mia giustificare, voglio dire. E te non si sta mia anziana. Infatti. Me la togli una curiosità? Certo. Come mai ti chiami Ruciata? Beh, sai, quando venni alla luce vi erano le prime luci dell'alba. La mia mamma, guardando fuori dalla finestra dell'ospedale, si accorse che sui prati e sugli alberi c'era la Ruciata che rifletteva la luce del sole. E da quel momento decise di chiamarmi Ruciata. Beh, ha avuto un culo di nulla a nascere a Firenze. Perché? Perché se nascevi a Livorno ti chiamavano Guazza. Oh, Daniela, via una settimana che ho mangiato le prugne, lo yogurt bello con fermenti lattici vivi, che secondo me erano vivi, perché appena hanno visto la situazione si sono piccati, via, proprio niente, via, devo andare dal dottore. Dottore chi? Il medico? Il dottore. Guarda, tutti i laureati sono dottori, Ma senti, io mi sento male, da chi devo andare? Dal commercialista, A parte, voglio dire, questo problema qui ci sa che me lo possa risolvere, tutte le volte ci vomica addosso. Io non capisco questi cambi d'umori repentini proprio, ma da un momento all'altro ci sono dei momenti dove sono sereno, tranquillo, e altri momenti proprio che mi piglia al matto e smatto forte, manco per le bischerate. Mosca di merda! Ora me lo do io, forza! Dove ita? Che lo fa passare io il ciucco, sa? Sorti fuori se hai il coraggio! Testa di
Bastiano, apri la finestra, va via. Non ci va via, perché a me di rispetto mi ci ha mai levato nessuno, inteso? Sì, va bene, ma ora calmati e posa il fucile, Se un dometti devi andare a far vedere da uno bravo, 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 bravo. Buongiorno, chi è l'ultimo? Se ci sono solo io, chi sarà l'ultimo? Ma stai tranquillo, detto, mi ha offeso la mamma. No, scusi, è che è un po' di tempo che un scarico. Boh, anche te, anche una settimana che... Sì, una settimana, io è più di un mese. Boh, ma com'è possibile? C'è gente anche per tutta la vita. Ma alla fine scoppi, Sono te perché sono nervoso. Io, ho provato anche metodi naturali, ma nulla. Mi serve proprio qualcosa che mi liberi. Allora, se vuoi se ti faccia subito, ti consiglio quello e piglio io. Vai dentro e fatti prescrivere lo Xanax. E poi stai subito meglio? Maia, ora sono nervoso perché l'ho finito. Canne delle beve! No, scusa. Ma vai tranquillo, ti capisco, siamo sulla stessa barca. Allora, che ti ha detto il dottore medico? Ma ho preso la medicina, me l'ha consigliato un signore che aveva il mio stesso problema. Ha detto a lui mi ha fatto miracoli. Boh, ora la provo e buon bagno. Michael! Dea, un'ora e sei in bagno! Michael! Boh, ma ci sei a scato! Allora? Un occato! Ma mi importa una sega! Oh, bimbi, buonasera! Oh, che ha fatto alla voce? Ce l'ho un po' rauca! Gnale, a che ha mangiato pane e ghiaino? Ci avrà un po' di mal di gola! Sono stato dal dottore, forse mi devo anche operare. Mi ha detto che ho un problema all'orda vocale di sinistra. Porco boia, e quella di destra? No, quella di destra è tutta a posto! Oh, bimbi, mi hanno licenziato! Auguri, io sono 3 mesi e sono a casa per via di questa pandemia di merda, Io ve lo dico, se si spera dell'altro nel centro dell'impiego si muore. Chi visse sperando, morì cagando. Noi nemmeno vello, perché non si mangia nulla. Bimbi, bisogna trovare una soluzione il prima possibile. Non ci sa già la soluzione, si va a chiedere l'elemosina. L'elemosina? Ci si veste male, ci si schiocca un bel cartello al collo e via. Allora, mettiamoci d'accordo. Io vo alla stazione, mi sarà detto. Te vai al mercato e Michael va in terrazza. Oh, bimbi, allora com'è andata? Di lusso, ho fatto 50 euro. Ma che c'è scritto sul cartello? C'ho scritto che sono disoccupato, con una moglie e un figlio da mantenere. Te, bantaruscolato. 100 euro. Boia, come ha fatto? Sul cartello c'ho scritto disoccupato. Zoppo, facevo finta di essere zoppo, con una moglie e 5 figlioli da mantenere. Boia, di 100 euro li guadagnavo in 2 giorni e te la guadagnati in una mattinata. Ma te che non dici nulla, ti è andata male? Ma veramente mi sa che vi è andata male a voi. Perché, quanto fatto? A occhi e croce, 300 euro. Boia, di 300 euro. O che c'è scritto sul cartello? Son pisano e voglio tornare a casa. Kevin! Michael! Kevin! Michael! Kevin! Domani è buono per favori, si va? A voglia, ti passa a pigliare alle 6 in barca, vai! Vai, perfetto, a domani! Vai, a domani! Michael! Ma cauri sono qui! Domani bisogna andare per forza a vedere del forno, No, Daniela, ho detto ora a Kevin che vo con lui a favori, sicché... Te favori ce l'ha nel capo, a me mi ci vuole il forno, e visto che in bestasa ci stai anche te, domani vieni con me a pigliarlo! Ma che ti serve? L'avrei usato 2 volte in 10 anni! Io non ci vengo, se vuoi vai te! Ci scommetti e te domani vieni con me! Ci scommetti che ti vo nel culo a te, al forno, e vo a favori o Kevin! È bello essere padrone della propria vita, A me mi garba bello lì, te lo dico subito. Ma caccia da cocci che vedi dentro, una mucca. No, il forno deve essere grosso, Ma bello lì non è un forno, è un garage. Allora, il forno si è preso. Da te ci siamo, guardiamo anche del frigo che non ne vuole più. Guardiamo anche il frigo. Il forno c'è, il frigo anche. Da te ci siamo, guardiamo anche una lavastoviglie. Forse è male di guardarla, te la voglio comprare.
Ci sa anche la lavastoviglie. Beh, dato che ci siamo. Beh, Daniela, puoi cambiare frase, perché via ogni dato che ci siamo, vedo partirmi 500 euro a botta. Allora, visto che siamo vi, guardiamo anche del microonde. Beh, ma e ci si può anche tornare vi, Non è che chiude stasera. Beh, ma quando ci si torna? Domani, ci si torna domani, basta andare a casa. So 6 ore, si gira 8, la via, dato che ci siamo, se fatto 30, facciamo 31. Mi sono tutto coglione. Beh, Maiko, ma visto che siamo vi. Senti, Bellina, visto che siamo vi, fai una bella cosa. Rimanisci. Poi, mangia una ramella. Gliela detta veloce al bimbo. Cosa? Oh, guarda. Ah già, che vuoi per Natale? Boh, che ne so. Lo vedi, non lo sa nemmeno lui. Si scrive la letterina. No, ma non c'ho voglia, via, mandati un messaggio. Boh, Eddie, ok, Babbo Natale c'ha WhatsApp. Via, allora, cosa ti calmerebbe? Dio, la bicicletta, la play, il telefono, il mulinello, la fiocina, il gommone, le scarpe o le molle, le scarpe o le luci, lo schermo per il computer, le cuffie, la tastiera, i gormiti, la macchinetta domandata e il monopattino elettrico. Boh, quest'anno Babbo Natale mi ci vuole il mutuo. Beh, dottore, io in un periodo sono sempre stanco, cosa posso fare? Mi può spiegare i motivi della sua stanchezza? Beh, dottore, motivi? Motivi se li sapevo non ero via. Sì, ma lei mi deve aiutare a capire, se no, da dove inizia? Beh, dalla mattina mi sveglio e vengo assalito da questa voglia di un fa una sega niente. Niente, stamani mi sono svegliato, c'avevo da andare in bagno, ho chiesto alla mia moglie se mi ci andava lei, perché io non ce la facevo. Bene, apra la bocca. Ok, può chiudere, dica 33. 33, 32, 33 non ce la fa. Boia di senza orecchino, boia di senza volane, boia di senza orologio, boia di senza gatto. Body senza macchina. Body senza un pannello. Buongiorno sorella, cercavo la mia sorella. Ma chi è sua sorella, giovanotto? De Katia, bella bassina, biondina. Mi dispiace, non so se ha saputo. Sua sorella sta col nostro signore adesso. Body senza ognato. Oh bimbi, quest'anno il regalo me lo so fatto da solo. Ho comprato un paio di scarpe e sono la fine del mondo. L'ho pagato 800 euro. Maiale, onde le tieni in banca? Io con 800 euro ci vuoi avanti 2 anni. Nini, se tu vuoi la roba buona, tu la paghi. Ho capito, ma 800 euro erano tanti, cane delle belve, Ma almeno sono belle. Sono belle, sono esagerate, tutte in pelle dorata, ti farei vedere. Ben via, che tu sei un sultano con le scarpe d'oro, ma vai, vai. Ma infatti non sono mia d'oro. Ma come? L'ha detto te che eri in un pelle dorata? Sì, pelle dorata, ma dorata il pesce. Signor Ministro, il Presidente la vuole nel suo ufficio. Va bene, arrivo subito. Come sa, dobbiamo imbiancare la facciata del Ministero. E secondo lei, a chi abbiamo affidato questo incarico? A un imbianchino. A lei, signor Ministro. A me. Non c'ho neanche pennelli. Ma non faccia lo spiritoso, dai. Abbiamo già convocato diverse aziende di imbianchini. Lei dovrà solo scegliere la migliore. Ah, ok. E mi raccomando, minima spesa, massima resa. Non si preoccupi, non la deluderò. Sì, però ora a lavorare. Sì, arrivederci. Mi scusi, mi può spiegare come fa ad imbiancare l'intera facciata in 2 ore? Io ho chiamato 50 operai loro sblicare. Sì, ma quanto ci costa? Almeno 200 euro. Ah, beh, come prezzi devo dire che siete molto competitivi. Ma ovviamente tutti questi operai sono regolarmente assicurati, vero? Grazie, arrivederci. Arrivederci. I nostri bianchini sono i migliori di zona. Tecnica francese, ogni pennellata è un'opera d'arte. E considerando l'importanza del progetto, posso farlo per 3.000 euro. Benissimo, adesso valuteremo anche le offerte di altre aziende e poi le faremo sapere. D'accordo, non c'è problema. Nostra azienda è la numero uno di settore. Nostri impianchini è tra i più precisi di orologio svizzero. E questo è il lavoro di 6.000 euro.
Va bene, perfetto, valuteremo la sua proposta. Allora, signor ministro, vi la mole di lavoro è tanta, almeno una settimana mi ci vuole. E a quanto ammonterebbe la spesa? Visto che io lavoro da 9.000 euro. 9.000 euro? 3.000 euro li piglio io, 3.000 euro li pigli te e 3.000 euro si danno al francese per in bianca. Oh, my ho, ma chi è quella laggiù fuori? O chi è? Ah, è la Pamela. Ma lei è single? Boh, penso di sì. Ogni tanto la vedo con... Però, boh, un penso siano fidanzati. Saranno amici. Ma di dove? Sarà di zona. Buongiorno, Michael. Buongiorno, Pamela. Buongiorno. Buongiorno. Che tu me lo fai un cappuccino? Subito. Dammi anche un cornetto alla marmellata, vai. Tanto ormai la dieta è andata. Michael, se la signorina non si offende, glielo offrirei io. Accidenti, grazie. Se lo sapevo ne pigliavo due. Piacere, Michelangelo. Piacere, Pamela. Ondido sei, se posso sapere, che non ti ci ho mai visto da queste parti. Io sto a San Miniato. Allora siamo anche abbastanza vicini, io sto a Firenze. Bella Firenze, ci sta il mio nonno, Burgalassi, conosci? No, Firenze è la grandicella, via. Fammi un cognac. Un cognac? Eh. Ma ce l'hai 18 anni? 18 e mezzo. Ma sei sicuro? Cazzo, guardi. Mi scusi se mi permetto, ma a me lei mi sembra di molto arrogante e anche un po' volgarino. Cazzo vuoi? Ora tu stai esagerando, eh? Modera termini che lei è una signora. Signorina, semmai. Signorina, semmai. Cazzo guardi. Vedrai, si parla, che devo fare? Oh, ma ci stai zitto, eh? Ma ti cao io, eh? No! Oh, me lo fai il cognac? Allora, facciamo una bella cosa. Mi dai un documento e io ti fo il cognac. Pronto, mamma? Ciao, sono qui al bar con i miei amici. Sì. Dai, mamma, entro un'ora dopo! Sì. Sì. Ciao. Cazzo, guardi. Oh, piace, stamattina non si può levare. Oh, ma me lo fai il cognac! Ora ti tiro uno storcione. Guarda, io ti fo il cognac, ma se lo bevi, lo di alla tua mamma. No, non mi ci va più. Ciao. Babbo, me lo rompi l'uovo di Pasqua. Come vai a scuola? Bene! 7x8? 24! Capitale della Spagna? Real Madrid! Chi ha scoperto l'America? L'Americani! Mamma l'hai fatta arrabbiare in questi giorni? No! Ma... Dai, mamma, via! Chi l'ha rotto il vaso in salotto con una pallonata? È stato il vento! Kevin! 200 volte glielo ho detto di un gioco a pallone in casa. Per me l'uovo un te lo meriti. Obiezione, vostro onore. Premetto che non voglio giustificare ciò che ha fatto il mio assistito, ma privarlo dell'uovo di Pasqua mi sembra una punizione troppo severa. È vero. Silenzio! Per il reato che ha commesso ci vorrebbe una punizione tipo staccargli la play per una settimana. No. Stai zitto. Senza considerare che il vaso che ha rotto, voglio dire, non è che era tanto... Me l'aveva regalato la mia mamma quando andò a Venezia. Comunque, vorrei ricordare che lo stesso vaso uguale spiacciato si è trovato a una bancarella a Tirrenia. È proprio sicura che venga da Venezia? La mia mamma in quel periodo è stata a Venezia. Sì, ma il vaso l'ha comprato a Tirrenia. Questi sono dettagli. E comunque mi stanno l'uovo un ziombre. Ovvia, pigliamoglielo. No, categorico. Se me lo rompi ti ne do un pezzettino. Cosa fa? Cerca addirittura di corrompere la orte adesso? Ma no! Signor Kevin, la un danno a passare la Pasqua senza l'uovo. Signor giudice, senta. Nostro figlio sarà anche duro me le pine verdi. È vero, un studia. Gio a pallone in casa. Ma ha rigato la macchina alla bicicletta. Piglia le note, un damma retta e va bene. Siamo d'accordo. Ma almeno un happy sano. Si rende conto la fortuna. Lei la deve smettere di far leva su dei cliché ormai superati. Vabbè, ma si scherza, non si può dire nulla, fa di essere il tribunale. Mamma, scusa, l'ho rotto io il vaso, ma non l'ho fatto apposta. So che prima o poi mi perdonerai, perché sei la mamma più brava e bella del mondo. Me lo compri l'uovo? Amore di mamma, va bene, te lo compro. Sì, come va bene?
Io 2 ore ti dio via un pramoglielo e te no, no categorio. Te lo dice lui una volta. Sì, amore di mamma, va bene. Ora glielo voglio comprare io, guarda un po'. Ma babbo! Troppo facile. De, ma de, silenzio in aula. La corte si ritira per deliberare. Boh, de, facciamo prima andare a forum. Kevin, mi dici perché parli così? È il corsivio, va di mi odia. Dimmi una cosa. Fumi? Non capisco. Fumi le anne? Ma no. No? Ma in che condizioni sei? E non ti droghi nemmeno. Boh,